La Giraglia Rolex Cup è uno degli eventi più attesi nel calendario delle regate d'altura ed è stato così anche per questa edizione. C'era una flotta record di 206 yacht sulla linea di partenza Saint-Tropez, lunghi da 100 a 30 piedi e tutti con una possibilità di vincere nella classifica in tempo compensato. Dopo la partenza sono state le barche più grandi a prendere il comando della flotta. I mini maxi di 72 piedi Robertissima III, Run, Getù e Allegre sono scattati davanti alla barca più grande, Esimit Europa 2 timonata da Jochen Schumann. Ma non ci è voluto molto prima che Esimit Europa 2 riguadagnasse terreno e superasse i mini maxi, mentre la flotta lasciava il golfo di Saint-Tropez. Davanti a loro una regata lunga 241 miglia attraverso il Mar Ligure, il passaggio dello scoglio della Giraglia a nord della Corsica e un lungo bordo per raggiungere la linea di arrivo a Monte Carlo. Le barche in testa alla flotta hanno girato lo scoglio nelle prime ore della mattina successiva. I mini maxi erano sempre all'inseguimento dell'imponente Esimit Europa 2. Quando il sole è sorto, anche gli yacht più piccoli hanno passato lo scoglio con gli spinnaker rissati, offrendo un colpo d'occhio spettacolare. Tra di loro lo Swan 42 TX Wave stava conducendo una grande regata. In testa alla flotta, Esimit Europa 2 procedeva verso Monte Carlo e tagliava la linea di arrivo, impiegando 24 ore e 36 minuti per portare a termine la prova. Un tempo lontano dal suo record di 14 ore e 56 minuti. Un grande applauso l'accolta mentre entrava nel porto di Monte Carlo. Con i festeggiamenti a bordo capitanati da uno speciale membro dell'equipaggio, Pierre Casiraghi. È stata una grande regata per l'equipaggio guidato da Jochen Schumann. È andata meglio di quello che speravamo, perché non ci siamo mai fermati del tutto. Abbiamo sempre trovato un vento fresco di 2-3 nodi. È andata bene anche la Giraglia, dove di solito il vento cala molto durante la notte. C'era un vento di 13 nodi e abbiamo fatto 14 o 15 nodi di velocità. Semplicemente perfetto. Seconda in tempo reale è stata Robertissima III, la più veloce dei mini maxi. Alle sue spalle un duello tra SFS e Allegre, con SFS vittoriosa che arrivava terza in tempo reale. Durante la notte e il giorno successivo il resto della flotta portava a termine la regata, mentre gli yacht si ormeggiavano nel porto davanti alla nuova sede dello Yacht Club de Monaco. E poi è arrivata la notizia del vincitore della Giraglia Rolex Cup in tempo compensato, lo yacht svizzero TX Wave, timonato dall'armatore Bernard Van Antin. Siamo tutti davvero molto felici. Jacques e Henri erano emozionati stamattina perché abbiamo combattuto molto per la vittoria. Non siamo velisti professionisti e per questo siamo ancora più felici di aver battuto gli altri equipaggi. TX Wave è un vincitore perfetto per la 62esima edizione della Giraglia Rolex Cup. Superando il resto della flotta conferma lo spirito sportivo di questa regata che tutti possono vincere.